Bene, allora di nuovo i microfoni aperti dagli studi di Radio Rete Edicole, perché abbiamo un'altra intervista, anzi un assessore, l'assessore Claudio Lubatti al Comune di Torino, che abbiamo già avuto ai nostri microfoni, e l'assessore si occupa di un tema molto legato comunque all'attività degli edicolanti, che è quello della mobilità, perché gli edicolanti stanno in strada, soffrono dello smog come tanti altri cittadini o lavoratori che sono costretti a lavorare all'aria aperta. Torino è una città chiaramente che si segnala per l'alto traffico e l'alta mobilità, e all'assessore, così come alla giunta, al sindaco di Torino, appunto, è venuto in mente di dare un po' un'accelerata, di spingere l'acceleratore sulle energie alternative o comunque su una mobilità sostenibile da un punto di vista ambientale. Che cosa avete pensato, assessore, e quale iniziativa state per mettere in campo? Intanto buongiorno a lei e a tutti i vostri radioascoltatori, intanto grazie anche per l'opportunità. Ma allora, la città sta prendendo atto, diciamo, di una rivoluzione culturale che è in corso nelle nostre strade, di come sta cambiando il modo di muoversi in città senza che ci sia anche la piena consapevolezza da parte dei cittadini di come si sta approcciando in maniera completamente diversa negli anni all'esigenza di muoversi, che tutti ovviamente abbiamo, ma come sta cambiando in maniera davvero importante la risposta che diamo a questa domanda di mobilità. E la città e quindi l'amministrazione sta prendendo atto di questa rivoluzione e sta mettendo in campo tutte le azioni necessarie per poter non solo accompagnare questa rivoluzione culturale, ma anche stimolarla se possibile. L'ultima azione che abbiamo messo in campo è quella dell'infrastrutturazione per la ricarica elettrica, un buon accordo con un grande gruppo internazionale di auto elettriche che si chiama Bolloré, un gruppo francese che fa car sharing elettrico, produce autobus e auto elettriche, che arriverà a Torino. Sono già presenti i primi cantieri, abbiamo i primi 16 cantieri in corso, 5 cantieri sono già terminati per la costruzione di 700 colonnine elettriche in tutta la città. Torino diventerà la città più ecosostenibile da un punto di vista della mobilità elettrica d'Italia, forse addirittura d'Europa, perché avremo la possibilità non solo di vedere queste colonnine elettriche, ma tutti i cittadini torinesi, indipendentemente che siano o non siano, che saranno o non saranno clienti del car sharing, potranno con la propria autovettura elettrica andare a ricaricare la propria auto. Questa è una vera rivoluzione, perché la nostra è una città che in questo momento conta la bellezza di 3 colonnine elettriche in tutto, ci sono 23 auto elettriche in circolazione della provincia di Torino, ed è per questo che noi abbiamo voluto stimolare questo mercato dando la possibilità a tutti i cittadini torinesi di avere praticamente sotto casa, perché 700 colonnine è davvero un'invasione, di un punto elettrico dove ricaricare la macchina. Nessuno potrà più dire che non comprerà un'auto elettrica perché non sa dove ricaricarla, insomma. Ecco, appunto, immagino che 700 colonnine siano una valutazione anche realistica rispetto al parco circolante, cioè i motori cosiddetti elettrici. Voi in quanti ne avete valutati, ecco, per avere un quadro della situazione? Beh, noi siamo, come dicevo, a 23 auto full elettriche in tutta la provincia, in tutta la città metropolitana. Sono molte di più ovviamente le ibride plug-in, quindi quelle ricaricabili con una parte del loro motore elettrico, una parte termico. E quindi è evidente che un'utenza potenziale ci genera, ma siamo molto al di sotto di quella che sarà l'offerta che noi metteremo in campo. Quindi lo sviluppo dell'auto elettrica su Torino è possibile solo se c'è un'infrastrutturazione elettrica. Noi non possiamo chiedere ai cittadini torinesi di avere un'auto elettrica e poi non mettergli a disposizione il punto dove ricaricarla, ovviamente. Quindi siamo noi l'amministrazione a dover fare il primo passo, a fare il primo investimento. Qui c'è un investimento di 13 milioni di euro, e quindi c'è un investimento molto importante da questo punto di vista, perché crediamo davvero in maniera molto 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 ficcante che questo possa essere la mobilità del futuro.
Ecco, è interessante che parta proprio da Torino questa piccola rivoluzione nel settore della mobilità a Torino, che è sicuramente in minor misura rispetto al passato un centro importante per la produzione dell'auto, ma volevo farle una domanda politica. A me sembra che questo provvedimento vada anche un po' oltre i provvedimenti del governo, quelli ultimi, quando ci sono stati diversi blocchi a causa dello smog. Ma sì, noi abbiamo tentato di mettere in campo azioni strutturali, abbiamo sempre definite col sindaco Fassino, cioè iniziative che non fossero degli spot che potessero provare a risolvere soltanto il problema quotidiano o magari di qualche settimana particolarmente sfortunata da un punto di vista meteorologico. Torino ha una conformazione ed è in una posizione al centro dell'arco delle Alpi e quindi anche da un punto di vista della circolazione dell'aria è particolarmente, tra virgolette, sfortunata da questo punto di vista, e quindi non possiamo contare solo sulla fortuna del meteo, ma dobbiamo iniziare a pensare a iniziative strutturali come questa dell'elettrico, ad esempio, come tante altre che sono state messe in campo, che vanno a risolvere in maniera definitiva il problema e non soltanto risolvendolo con una domenica ecologica piuttosto che una giornata nella quale certo è utile, ma non può essere una soluzione al problema magari mettere il trasporto gratuito, insomma. Certo, un'ultima domanda poi la lascio ai suoi impegni, assessore. Gli edicolanti, le colonnine per le auto elettriche, ecco, possono essere un valido aiuto per farle conoscere alla popolazione, per veicolare la giusta informazione. Non so se ci avete pensato, dico gli edicolanti perché sono, appunto, lavorano in strada come tanti altri lavoratori, quindi sono direttamente interessati alla diffusione di una cultura della mobilità sostenibile. Ma io vi dico di più, io vi faccio addirittura una proposta, chiuderei questa intervista con una proposta. Noi potremmo pensare ad una collaborazione invece diretta tra gli edicolanti e questo grande progetto, magari immaginando che la colonnina elettrica sia proprio vicino all'edicola, perché comunque siamo nell'ambito di un'occupazione di spazi di suolo pubblico, siamo magari vicino alle attività, oltre che a spiegare potrebbe essere utile informare, dare in qualche maniera anche degli elementi di conoscenza ai vostri operatori per mettere nelle condizioni i cittadini intanto di avvicinarsi alla vostra attività commerciale, che non fa mai male, e poi nello stesso tempo dare qualche informazione più. Io, se la categoria è interessata, vorrei che davvero mi consideraste a disposizione da subito, quindi invito tutti i referenti della vostra categoria a mettersi in contatto immediatamente con me per capire, visto che stiamo proprio chiudendo in questi giorni la geolocalizzazione delle varie colonnine, se ci sono dei punti strategici dove la vostra categoria ha piacere, ha interesse che questa colonnina venga montata, e perché no magari immaginare una qualche forma di collaborazione. Bene, allora il Sinaggi di Torino avrà sicuramente ascoltato. Io ringrazio l'assessore, lo lascio ai suoi impegni e quindi a risentirci a presto. Grazie, grazie e buon lavoro a tutti, grazie.